Questo numero di Ars Magna mi è particolarmente caro perché è dedicato interamente a questo libro, un libro del 1593 che per me è il libro di magia più importante che esista, per un motivo preciso. Io anni fa facevo il mentalista in teatro, poi mi sono spostato su questo tipo di magia un po' più insolita, ma quando oggi mi dicono facci vedere qualcosa, perché non ci fai vedere un esperimento di mentalismo come li facevi una volta? Io faccio sempre uno e un solo effetto di lettura del pensiero, quello spiegato in questo libro del 1593. È un gioco che è così importante per me che quando ho pubblicato un libro sul mentalismo, una guida per diventare mentalisti, mi sono detto io spiegherò un solo gioco in questo libro, ci metterò un libro intero per spiegarlo, perché è un gioco che ha miliardi di sottigliezze, eccetera, sarà questo. E io, nonostante abbia venduto un po' di copie in giro e questo segreto sia diffuso, io continuo a presentarlo e nessuno mi ha mai detto l'ho letto là, cioè uno anche raccontando i segreti la cosa sta in piedi perfettamente. Quindi, se volete, ho qui un mazzo di carte, proverò a leggere il pensiero di qualcuno di voi utilizzando un mazzo di carte francesi. Ti posso chiedere un aiuto? Ti chiedo semplicemente di prendere una di queste carte, di tenerla con te senza farla vedere a nessuno. La scelta è totalmente libera, per cui lasciati tu attrarre dalla carta che è quella. Guardala solo tu, non farla vedere a nessuno. Ok. Dunque, allora, visto che la telepatia non esiste, dovrò cercare di raggiungere quelle informazioni in un modo accessibile agli esseri umani normali, e io non ho poteri sovrannaturali, per cui cercherò di arrivarci con la deduzione, un po' alla Sherlock Holmes, con la lettura dei piccoli segnali che il nostro corpo dà senza volerlo. Naturalmente, se tu avrai la perfetta faccia da poker, questa cosa non funzionerà, mi dovrai dare una mano. Allora, intanto la tua carta potrebbe essere rossa o nera. Vorrei chiederti di pensare a un frutto del colore della tua carta. Guardate la pausa lunga, è una carta nera. I mentalisti lavorano così, cioè cercano di rendere macroscopiche delle reazioni che uno non si aspetta. Se fosse stata rossa, il frutto rosso arriva in fretta, il frutto nero... E quindi è nera. No, è vero che è nera. È nera. Sì. Ti ho vista. È nera, vero? Sì. Ok. Adesso però di carte nere ce ne sono ancora 26. Potrebbe essere di fiori o di picche. Allora facciamo così, associamo le due immagini a cose molto distanti. Se è una carta di fiori, immagina che io mi avvicini a darti un fiore. Se è una carta di picche, immagina invece che utilizzi una... Le picche, sai che cosa sono? Sono le lance. Immagina un colpo di picca ma forte dietro la nuca. Ti vedo rilassata, è un fiore. È un fiore, ok. È una ma certo, infatti ti ringrazio. A questo punto cerca di restare impassibile. Io cercherò di valutare come insomma, la tua espressione cambierà quando sentirai nominare la tua carta. Cerca di mantenerla stabile, non ci riuscirai, perché quando sentirai quella cosa lì, data questa premessa... Ma lo devo aiutare? Non ho capito. Cioè, si gioca moltissimo su questo e bisogna riuscire a indurre un'obbedienza. È naturalmente un gioco psicologico. Asso, 2, 3, 4, 5, 6. Hai abbassato gli occhi su una carta, come dire. Però era tra il 4 e il 5, per cui ho il dubbio se è un 4 o è un 5 di fiori. Ok. Non ne esco, non ne esco, non ne esco. O è un 4 o è un 5. A questo punto lancio una moneta. È un 4? È un 4. Ah, è un 4 di fiori, fammi vedere. Fa vedere? È un 4 di fiori. A voi ricorderà le serie Lie to Me, Mentalist, eccetera, 1593. All'epoca si usava esattamente questo metodo. Non ci sono illusionisti in sala che possono confermarlo, ma se fate un po' di ricerca scoprite che io ho usato esattamente un segreto che in giro da tutti quegli anni, che però vedo che funziona ancora e potete provarlo anche voi, e ovviamente funzionerà anche con voi se lo applicate. Visto che è molto complesso, ci ho dedicato un libro, non avremo tempo abbastanza per approfondirlo, voglio approfondirne un altro che invece vi potete portare a casa, visto che vi avevo promesso anche ricchi premi e cotillon. Tra i premi c'è, voglio qualcosa da fare a casa questa sera ai miei amici. Vi farò vedere un gioco di previsioni del futuro che racconta
Il Cavaliere Pinetti nel 1827. È un libro descritto qua, se non volete attardarvi a leggere la sua descrizione, che è molto più noiosa che vederlo dal vivo, io vi faccio vedere che ho portato con me un mazzetto di carte qui che metterò sulla destra e un mazzetto di carte che metterò qui sulla sinistra. Voglio che nessuno pensi che utilizzo delle forzature verbali, voglio che la scelta del mazzetto sia assolutamente libera. Lì ho messo una busta e dall'inizio lì, dentro quella busta, c'è un biglietto che dice qualcosa, dice quello che sta per accadere, qualcosa che ancora non è successo. Lì dentro c'è scritto: se tu sceglierai questo mazzetto o quest'altro, io non ti chiederò vuoi cambiare, tipo, non stiamo parlando di giochi di prestigio di bassa lega, qui siamo a una informazione scritta lì dentro che sta per dirti se tu stai per scegliere questo o quest'altro. È del Cavaliere Pinetti che mi consente di farlo e che, scoperto il trucco, potrete fare questa sera a casa vostra, o domani, o da... Prego, questo? Io obbedisco. Questo biglietto dice che tu avresti scelto questo mazzetto. Quante sono le carte di questo mazzetto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mentre le carte di questo mazzetto sono meno, sono solo 1, 2 e 3. E qui dentro c'è scritto un numero. E non c'è altro. Pinetti nel 1827 sapeva quello che sarebbe successo da Shab la sera di Halloween, o no? Pinetti, attenzione. Uno dei motivi per cui credo che la magia erroneamente sia associata all'infanzia è che c'è talmente pensiero dietro queste cose che è davvero un peccato relegarla alle feste di compleanno dei minorenni. Su cosa si basa questa cosa? Questo si basa su un'ambiguità linguistica, semantica, molto sottile. Il 7 è naturalmente legato al numero di carte che c'erano in ciascuno dei due mazzetti, ma solo perché lei ha scelto il mazzetto di sinistra e alla vostra destra. Perché se lei invece avesse, scusate, se lei avesse scelto quest'altro, io non avrei contato le carte, avrei detto: vediamo che cosa hai scelto. Hai scelto un mazzetto composto tutto da 7, guarda. Hai scelto i 7. Vediamo invece che cosa c'era qua. Questi erano cartati, erano figure. Quindi vediamo se Pinetti sapeva che tu avessi scelto il 7. 7. E l'ambiguità di questo messaggio è perfetta, perché voi siete... Voi sapete che la fisica quantistica immagina che ci siano infiniti mondi e che ogni nostra scelta ci costringa in quel mondo e ci fa perdere la possibilità di percorrere gli altri. Il grande successo di Sliding Doors si basa sul fatto che in una metà del film lei riesce a prendere la metropolitana, nell'altra no. E noi esplorare le vie laterali ci piacerebbe, non lo possiamo fare. Questo effetto magico del 1827 si basa su questa impossibilità. Voi non potete tornare indietro nel tempo e percorrere le altre strade. Per cui, costretti nell'unica strada in cui vi ho coinvolti, contando le carte, non potevate sapere che anche dall'altra parte c'era una cosa magica. I più grandi giochi dell'illusionismo che esistano sono quelli in cui, per ciascuna delle strade che potete prendere, l'illusionista riesce a creare qualcosa di magico, ed è qualcosa che potete applicare nel quotidiano per stupire un compagno, un figlio, un genitore o chi volete. Per cui non immaginate che questa cosa possa essere utilizzata solo su un palcoscenico, vedete che lo si può utilizzare anche nel quotidiano. Basta per ogni situazione immaginare una possibile evoluzione stuporosa, come in questo caso. Pinetti lo fa con un'essenzialità pulitissima, lui parla di un 7 e quel 7, a seconda di come viene narrato e raccontato, è riempito di significati, stupisce, ma stupisce anche nel mondo dello Sliding Doors, di chi prende la metropolitana e non la perde.